Ebbene sì, sta succedendo davvero. È strano perché io non pensavo di ritrovarci qui a fare un altro video prima del post partita di stasera di Fiorentina Juventus, dove è stato convocato Paolo Dybala, diversamente da quanto si era detto nei giorni scorsi, dove tutti avevano lasciato presagire un'assenza di Paolo Dybala da Firenze, in concordato con la Juventus. E invece Paolo Dybala è stato convocato e dovrebbe addirittura partire titolare. Questo ci fa capire che comunque le informazioni che vengono filtrate anche dai giornalisti più affidabili poi possono non rivelarsi corrette. Quindi vi invito a prendere con le pinze tutto quello che sto per dire all'interno di questo video. Però tutti gli indizi vanno a formare una prova grande come una casa che ci porta ai due giocatori a parametro zero. Più Pogba che Di Maria. Quelli di Di Maria sono indizi social che non sono proprio indizi, ma quasi certezze. Quindi partiamo da questo punto, poi parliamo della ciccia grossa di Paul Pogba. Angel Di Maria ha salutato i compagni con un post su Instagram, ho messo mi piace a questo post, ma soprattutto perché un post con la squadra, ho scritto grazie, sì, ti fa pensare a quella roba lì, ma il PSG ha postato una foto di Di Maria ringraziandolo per i 7 anni trascorsi insieme, segno che al 100%, esagero, 101, 102, mettete voi la percentuale, 200%, Di Maria lascerà il PSG in questi giorni. Poi, che sia la Juventus la sua destinazione, ecco, quella percentuale non è più il 100%, ma tutto fa pensare ad un arrivo di Di Maria proprio in bianco-nero. Quindi monitoriamo questa situazione, che dovrebbe essere non calda, non caldissima, ma rovente, però Di Maria e il PSG, stop, hanno finito, e quindi vedrete che in un modo o nell'altro avremo la nuova squadra di Maria nei prossimi giorni. Ma lasciamo da parte un attimo il Fideo, concentriamoci su quello che è il giocatore che verrebbe acquistato per più anni dalla Juventus, perché per Di Maria si parla di un anno di contratto e un eventuale, un opzionale o un biennale per far scattare il decreto crescita, come avevo raccontato nei giorni scorsi. Per Paul Pogba è differente, perché la Juventus avrebbe offerto un triennale, le cifre potrebbero essere anche più alte rispetto a quelle che erano circolate, quindi addirittura 10 milioni di euro di parte fissa, per assicurarsi le prestazioni del francese. Attenzione che qua stanno veramente dicendo dappertutto che Pogba avrebbe già accettato la Juventus, che manchi solo praticamente l'annuncio, e qualche giorno fa si mormorava di monitorare il weekend, e dato che oggi è sabato siamo ufficialmente entrati nel weekend, come data, come varco temporale in cui aspettarsi addirittura gli annunci. È vero che nel weekend solitamente il calciomercato è fermo, però dall'altra parte siamo di fronte ad una situazione in cui si sono già incontrati varie volte, ricorderete il pranzo di lunedì per rimare i dettagli in cui è stata presentata l'offerta, quindi da lunedì a sabato hanno già lavorato su questa pista. Se è soltanto da annunciare il giocatore, ecco, allora è molto più facile, perché non c'è da limare nessun dettaglio, non c'è da incontrarsi, non c'è da parlare, c'è solamente da mandare indietro il contratto firmato, e questa cosa si può fare nel 2022 anche in maniera digitale, in maniera telematica, quindi non c'è nemmeno bisogno di trovarsi fisicamente, quindi potrebbe essere tutto fatto. A tal proposito, che non c'entra niente, però mi piaceva dire a tal proposito, vi invito a passare qui sotto in descrizione, perché ho creato un nuovo canale Telegram in cui vi arriveranno tutte le notizie, quindi quando ci saranno delle notizie direttamente sul canale arriverà la notifica, comodo, veloce, e se siete sub di Twitch, sempre all'interno del canale Telegram, troverete la chat esclusiva segreta, il privé, soltanto per gli abbonati. Presto arriverà anche per quelli di YouTube, ci stiamo lavorando, e vi dico, entrate, perché poi lunedì sarò a San Siro per la partita organizzata da Samuel Eto'o, e ci saranno Paolo Dybala, Andrea Pirlo, io sarò invitato, sarò un ospite, vedremo se riusciremo a creare qualche contenuto con loro e magari vi mando qualche foto in esclusiva sul canale Telegram. Quindi se volete andare a vedere vi mando qualche foto lì in primis, poi le carichiamo anche sugli altri social. Dicevo, per Pogba, io ora provo a dirvi una paura grossa di Pogba, ma la sapete già in realtà perché tante volte ve l'ho nominata questa cosa, però dato che ora siamo vicini, la paura grossa è la seguente. Con che testa torni, Paul? Perché è vero che il lato fisico mi preoccupa, e ve l'ho già detto tante volte, perché Pogba nelle ultime stagioni ha avuto tanti infortuni. E come ricorderete, qualche tempo fa postai una foto di Dybala e Pogba insieme dicendo il cuore mi dice di sì, perché voi due siete stati due dei più grandi, due di quelli che ho amato di più durante questa cavalcata di record bianconeri.
Però poi il cuore è una cosa, il campo è un'altra. E allora conviene andare avanti insieme con Paolo, sì o no, al di là delle emotività? E converrebbe tornare su Paul, sì o no, al di là delle emotività? Sul fisico c'è poco da fare, non lo puoi comandare. La testa è già diverso, perché se decidi di tornare alla Juventus, di accettare il progetto Juventus, se decidi di tornare a farti allenare a Massimiliano Allegri, sai già che cosa ti aspetta. Conosci la Juve, conosci Allegri, conosci la piazza, conosci i tifosi, sai già che cosa serve. Non c'è bisogno dell'ambientamento. Tu sei Paul Pogba, che sei arrivato alla Juventus da sconosciuto, te ne sei andato da campionissimo, sei andato a Manchester, dove hai vinto addirittura il Mondiale e un Europa League, quindi trofei importanti. Tu sei un giocatore fatto finito, sai già tutto. La testa la devi comandare tu. Non voglio che Pogba torni in vacanza alla Juve, come ha dichiarato ai tempi dello United, dicendo ora sono tornato a casa, prima ero in vacanza. La vacanza è stata a Manchester, caro Paul. Se decidi di tornare, e io ti accolgo a braccia apertissime perché al cuore non si comanda e sono tuttora convinto che Paul Pogba sia uno dei migliori giocatori della Serie A, non so se dirvi che sarà il miglior giocatore della Serie A perché voglio vedere come torna, ma nel centrocampo della Juve è a mani basse il miglior centrocampista, quindi ben venga, però mi raccomando la testa, tornare con della motivazione, non tornare perché sei stato bene e a Parigi ti davano di più però non avevi voglia di andare a Parigi, no, se torni alla Juventus è per fonderti con la Juventus, per tornare un tutt'uno, anche perché la Juve ti ha proposto un progetto nel quale tu sei il centro nevralgico, tu sei il nostro obelisco a centrocampo, noi dobbiamo ballare intorno a te. Quindi Paul, davvero mi raccomando, questa è la cosa che mi preme di più. Sono andato a rivedermi il video che ho fatto 5 anni fa, a parte che era uno stile di comunicazione terrificante, ma era quello che funzionava su YouTube all'epoca con 1000 tagli, non si capiva una fava. Però dicevo alcune cose che mi piace riportare oggi dopo 5 anni. Intanto c'è la foto di Allegri e Pogba con la coppa in mano, questo mi viene a dire spoiler dal futuro perché ci arriveremo a fare questa puntata. Se mi avessero detto o l'anno di Sarri o l'anno di Pirlo, guarda questa foto, e il 2022 della Juventus, anzi 2023 eventualmente, in caso di vittoria di qualcosa la Juventus sarà firmato ancora Pogba e Allegri, avrei detto ma va a dar via che poi finite voi la frase, perché eravamo completamente oltre sia lato tecnico sia lato giocatore e invece siamo ritornati indietro sui nostri passi. Tanti le chiamano minestre riscaldate, capisco benissimo il motivo e la motivazione. Devo dire la verità, forse tra i ritorni quello che ha fatto meglio di tutti è stato Bonucci, perché comunque Bonucci sta avendo un buon rendimento. Allegri oggi valutabile veramente male, male, male. Gli altri, vabbè, Buffon tornato da secondo portiere, secondo me ha fatto benissimo, però tornando da secondo portiere. Quindi vediamo come tornerà. Sono davvero curioso di vedere come tornerà. All'epoca però dicevo, ragazzi, siamo nel 2017, siamo tra luglio e agosto 2017, quindi cercate di contestualizzare perché sto per dire una cosa che va completamente in controtendenza rispetto a quello che è stato poi il futuro della Juventus da quel momento lì. Dalla Juve post Calciopoli e dalla prima Juve scudettata, una caratteristica sola ha sempre contraddistinto la Juventus, questo dicevo nel 2017, un centrocampo di assoluta qualità. E se ci siamo ritrovati a un certo punto della storia con Pirlo, Marchisio, Vidal e Pogba, e prima con Conte uno dei quattro stava sempre fuori a fare rotazione, poi con Allegri che è riuscito a mettere insieme nel rombo, siamo arrivati addirittura in finale di Champions a Berlino, in quest'ultima stagione, perché siamo nell'arco in cui Pogba sta per andare, abbiamo avuto soltanto Pogba e un Marchisio a mezzo servizio, insieme a un Khedira che ha fatto tanto bene e altri giocatori che non si sono rivelati all'altezza. E quindi se ora cediamo Pogba, rimaniamo con un centrocampo con Pjanic che è arrivato certo, Marchisio che sappiamo avere diversi problemoni, Sturaro, Lemina, Hernanes e questa gente qui. Salvo poi aggiungere addirittura Rincon. Quindi io mi ricordo che in quel momento lì avevo iniziato, mi ricordo perché l'ho visto 5 minuti fa, avevo iniziato a puntare il focus su attenzione che la coperta del centrocampo nel momento in cui c'è di Pirlo e Vidal e l'anno dopo Pogba e non compri nessuno se non Pjanic e Khedira,
sono un po' poco, se aggiungiamo che Marchisio sta andando nel finale di carriera. Non sapevamo che sarebbe stato il finale perché Marchisio si è ritirato molto giovane in realtà, però ha avuto degli infortuni molto pesanti e che l'hanno limitato. Infatti io vi dico sempre occhio quando si parla di Chiesa, perché non so come tornerà Federico Chiesa. Ve lo voglio dire all'infinito, perché vedo già le persone che mi dicono sì dai, la prima giornata di campionato, il prossimo anno c'è Chiesa in attacco con Vlahovic. Keep calm, keep calm, perché è un infortunio rognosissimo. Poi è vero che la medicina ha fatto passi da gigante, ma bisogna vedere come reagirà il corpo di Federico Chiesa, il fisico. E come vi dicevo prima, il fisico non lo controlli, la testa sì, ma quasi. In realtà anche qua si potrebbe aprire un dibattito, una discussione infinita, ma il fisico veramente no. E a volte il fisico è correlato alla testa, e questo lo dico per Pogba: se stai bene di testa, c'è caso che tu stia bene anche di fisico. E quindi mi raccomando, Paul, queste meningi devono girare. Ultima ma non ultima, sotto il profilo meramente, schifosamente economico, io credo che questo sia a mani bassissime la migliore operazione di mercato di sempre. Non esagero, non esagero. Pogba che arriva a zero euro dal Manchester United, mezzo milione di indennizzo così buttato sul tavolo, rivenduto a 120, di cui 105 per la Juve e 15 per il procuratore, una roba del genere, nel 2017, e riacquistato a zero dalla Juve. Stiamo parlando di una cosa che a Manchester avranno le mani qua. Arrivano qua le mani di quelli del Manchester, perché questo pezzo se lo sono già mangiati tutti dal gran che si mangia le mani. Una roba vergognosa, davvero vergognosa. All'epoca aveva superato Zidane nella classifica delle operazioni di mercato più onerose della storia. Zidane è stato per anni il giocatore ha venduto a più soldi e sempre dalla Juventus. Poi abbiamo preso Higuain, perché lì in quel momento aveva iniziato a potenziare l'attacco rispetto al centrocampo, ed è stata poi una fase di declino pian piano, perché poi è vero che siamo arrivati a Cardiff subito l'anno dopo grazie a Higuain anche, però poi abbiamo iniziato a perdere quell'approccio al centrocampo e non siamo mai stati in grado di rimediare. Dal 2017 non siamo mai stati in grado, io direi dal 2015 in realtà, dalla partenza di Pirlo e Vidal, non siamo stati mai in grado di rimediare. E quindi questa aggiunta al centrocampo e questa attenzione particolare che si sta dando al centrocampo dall'anno scorso, dall'acquisto di Locatelli in poi, quindi Locatelli, Zaccaria, Pogba, mi portano a ben sperare, perché poi dall'altra parte sappiamo che Arthur e Rabiot e McKennie possono finire sul mercato, ma allo stesso tempo noi abbiamo diversi giovani interessanti che possono entrare nel progetto. La Juventus sta ragionando su questa cosa qui, una rosa un po' più corta, ce l'ha detto anche Allegri l'altro giorno, anche in accordo con la società, che venga riempita con dei riempitivi che sono dei ragazzi già nostri, che possono diventare sveglie e possono diventare ancora più grandi all'interno della Juve. È un progetto che mi affascina, devo dire la verità, che mi ha fatto un po' soffrire sull'addio di Paulo Dybala, che comunque stasera rivedremo giocare con la maglia della Juve, questa volta l'ultima volta, ma che sta iniziando ad avere un contorno abbastanza chiaro, come vi dicevo l'altro giorno, delineato. Poi che vada bene oppure no, questo soltanto il campo ce lo potrà dire, ma l'idea che finalmente la Juventus abbia le idee chiare, sono orgoglioso di questa cosa, perché per troppo tempo mi è sembrato di vederli fare così. Questa era la slide che avrei messo nel calciomercato della Juve: loro che si gratta la testa, che non sanno dove prendere. Invece adesso veramente sembrano andare in una direzione, ripeto, giusta o sbagliata non lo so, nessuno ha la sfera di cristallo, nessuno lo può sapere. L'importante è fare le cose con consapevolezza, con cognizione di causa, senza andare a acquistare solo perché devi acquistare. Pochi acquisti, ma fatti bene, anche se quest'anno pochi acquisti, credo di no, perché a quanto pare partirà mezza squadra.